E di questi giorni la notizia secondo la quale l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, starebbe presentando una nuova patologia da inserire nel suo catalogo, ossia il gaming disorder o la gaming disorder, visto che parliamo di patologia. E molti di voi mi hanno chiesto che cosa ne penso. Allora, in realtà è un tema molto molto complesso, come potete immaginare, perché va a toccare tante situazioni, tanti elementi, tanti fattori. Allora, prima di tutto c'è da capire che cosa si intende per dipendenza, perché qua si parla proprio di un disordine legato all'abuso dei giochi, che sotto certi aspetti lascia intendere una dipendenza, una qualche forma di dipendenza. E questo solleva il solito dubbio per ciò che riguarda tutto il digitale e internet, ossia fino a che punto possiamo parlare di utilizzo, dove possiamo iniziare a parlare di utilizzo eccessivo e oltre quale confine possiamo iniziare a parlare di dipendenza, soprattutto in che cosa consiste questa dipendenza, cos'è questa dipendenza, che nel digitale assume contorni molto sfumati, perché come potete immaginare oramai si è sempre nel digitale, non esiste più un discorso di o dentro il digitale o fuori dal digitale, come poteva esistere una volta, tipo ad esempio penso negli anni 90, i primi anni del 2000, in cui gli smartphone non esistevano ancora o comunque non erano così sviluppati, per cui che cosa succedeva? Che io per stare su internet o comunque utilizzare un mezzo digitale dovevo tornare a casa, dovevo entrare nella mia camera, accendere il computer e così via. Quindi se durante il giorno avevo altri impegni non potevo stare nel mondo digitale perché ero in giro, ero all'università, ero al supermercato o a fare la coda alle poste, dovunque. Oggi invece il digitale è ovunque, ormai il web, ma più in generale appunto parlo di digitale, ha permeato le nostre vite, si è infilato negli interstizi delle nostre vite, anche la nostra vita quotidiana, e si è fuso con essa, per cui non possiamo più distinguere un dentro digitale e un fuori dal digitale. Ad esempio le persone che mi conoscono mi vedono sempre attaccato al cellulare e sanno perché lo uso, altre persone probabilmente penseranno che io sia una sorta di fissato o anche di dipendente dal cellulare, mentre in realtà io magari in quel momento sto leggendo oppure sto seguendo un documentario su YouTube oppure sto rispondendo ad un'email e così via. È tutto attraverso il digitale e attraverso lo smartphone o più il tablet. Questo fa di me un dipendente. Venendo più nello specifico al discorso dei videogiochi, c'è anche da considerare che oramai lo smartphone è il centro delle nostre vite, tutto avviene attraverso lo smartphone, sarà così ancora per qualche anno, ormai le cose stanno già cambiando grazie ai wearable devices, ma questo è un altro discorso. Per il momento i nostri ragazzi hanno tutta la loro vita, soprattutto la loro vita ludica, attorno al cellulare, ossia passano attraverso questo nodo che è il dispositivo. È un po' come quello che dicevo prima, di conseguenza se prima io per giocare o per cambiare giochi anche dovevo necessariamente proprio fisicamente spostarmi da un lato all'altro della stanza oppure uscire e così via, oramai tutto passa attraverso il cellulare. Quindi di nuovo un ragazzino che sta tutto il pomeriggio sul cellulare ma cambia spesso gioco perché sperimenta cose nuove, comunque sempre attraverso il dispositivo, possiamo parlare di disordine, possiamo parlare di dipendenza dai videogiochi. Io alla loro età e anche un po' prima ad esempio passavo interi pomeriggi davanti ai Lego, questo faceva di me un dipendente dai Lego. D'altra parte è anche vero che comunque il mezzo digitale, soprattutto non tanto i videogiochi ma la struttura dei videogiochi, soprattutto quelli appunto che passano attraverso il cellulare, quindi i digitali, in qualche modo vanno ad interessare anche la nostra fisiologia, quindi parliamo di scariche di dopamina ad esempio. È stato ad esempio rilevato che lo stesso procedimento che ci fa scattare quando riceviamo una notifica a livello fisiologico è molto simile alle scariche di dopamina che riceviamo quando ad esempio abusiamo di qualche sostanza. Quindi sicuramente il mezzo digitale introduce nuove modalità, nuove interazioni, non solo interazioni razionali, per cui io sto utilizzando un'applicazione, ma anche interazioni anche a livello fisiologico, con noi stessi, con la nostra mente, con il nostro cervello, con il nostro sistema nervoso, e va ad influire su tutti questi processi. D'altra parte è anche fondamentale non cadere nell'errore di demonizzare, e le ricerche confermano
il fatto che, anche e soprattutto appunto riguardo ai videogiochi, dipende molto da come questi vengono usati. Ad esempio, è stato misurato, rilevato da alcune ricerche, che i ragazzi che giocano tanto ai videogiochi online, ma che nel frattempo, sia attraverso questi videogiochi, ossia anche al di fuori di questi videogiochi, mantengono un'interazione sociale, fosse anche solo online, non sviluppano una forma di dipendenza da questi videogiochi o comunque da internet. E questo è solo un esempio. Un altro errore molto molto grosso che si rischia di commettere è anche quello di concepire il mezzo digitale nel modo sbagliato, sotto un punto di vista sbagliato, ossia in termini di funzionale o disfunzionale. Ossia, io internet, il videogioco, lo uso in modo funzionale oppure disfunzionale. Nulla di più sbagliato, perché se noi poniamo la questione sotto questi termini, automaticamente, implicitamente, stiamo sottintendendo il fatto che tutti questi mezzi qua, appunto, vedi, mezzi, siano degli strumenti. In inglese sarebbero dei tools. Allora ecco che ovviamente uno strumento lo posso usare in modo giusto, in modo sbagliato, in modo funzionale, in modo disfunzionale. Ma questo è un errore grandissimo che rischiamo di commettere, perché in realtà, e questo di nuovo altre ricerche confermano, che il modo migliore per trattare tutti questi, definiamoli anche problemi, legati al digitale, non è tanto di concepire queste cose come degli strumenti, internet, il videogioco e così via, ma di vederli sotto un'altra ottica, molto più complessa, più difficile, ma che dà molti più risultati quando si tratta di operare degli interventi o di prevenzione o anche di cura, perché no? Ossia, nel caso di internet, internet non è uno strumento, non visto come uno strumento, ma internet visto come ambiente, un environment, non un ambiente qualunque ovviamente, un ambiente cognitivo, quindi non uno strumento ma un luogo, il luogo dei nostri pensieri, il luogo dei nostri vissuti, il luogo delle nostre fantasie se vogliamo. E per ciò che riguarda più nello specifico i videogiochi invece, non come strumenti di gioco, non come strumenti di divertimento, ma come luoghi di esperienze, ossia degli spazi che possono essere spazi fisici, spazi mentali, a seconda dei casi, o anche tutti e due, che vengono sfruttati dai nostri ragazzi per fare delle esperienze, per vivere delle esperienze. Allora ecco che tutti quelli che vengono definiti problemi legati al digitale o a internet, come ad esempio la dipendenza da internet o anche ad esempio la dipendenza dai videogiochi e così via, assumono tutto un altro significato. E oltretutto è un significato differente che viene costantemente confermato da nuove ricerche ogni giorno che passa. Ora, quello che l'OMS ha presentato per il momento è solo una bozza, quindi è da vedere poi in effetti come verrà redatto il tutto e come verrà pubblicato in maniera definitiva. E appena avrò degli elementi in più, sarà mia premura informarvi nuovamente con gli aggiornamenti. E adesso voglio sentire la vostra opinione. Che cosa ne pensate? Secondo voi può esistere veramente una dipendenza da internet? Può esistere veramente un disordine legato all'utilizzo dei videogiochi? Scrivetelo qui nei commenti e ne parliamo insieme. Alla prossima, ciao!